Operazione elettronica a Roma. Migliaia di esperti e di curiosi visitano ogni giorno al Palazzo dei Congressi la nona rassegna internazionale. Per i profani è una passeggiata nel mondo della fantascienza. Ecco un calcolatore veramente formidabile. Non solo fa le addizioni, le sottrazioni e le divisioni, come un primo della classe, ma tra un'operazione e l'altra gioca anche a filetto con le dattilografe. Ha un solo difetto. Non è cavaliere, infatti, vince sempre lui. Qui l'autoesploratore per radiodiagnostica visita attentamente un manichino di cera. Naturalmente lo trova sano come un pesce, il solo male che i manichini lamentino è una preoccupante carenza di materia grigia. Il nostro operatore coglie l'occasione per scroccare una visita a questo silenzioso e scrupoloso medico dell'avvenire. Ma se al manichino manca il cervello, a lui manca il coraggio. E scappa via abbandonando sul lettino la macchina da presa. La maggiore attrazione della rassegna è naturalmente il robot. Si tratta di un robot compitissimo che individua subito le belle ragazze e fa il galante, offrendo loro sigarette e fuoco. Non deve essere italiano però, infatti dopo averle acceso la sigaretta non le chiede un appuntamento. Il robot è manovrato da un tecnico il quale segue tutti i movimenti su un piccolo schermo. È l'ora del caffè. Per gli italiani è inutile dirlo, è sempre l'ora del caffè. E anche se è un cameriere dalle dita di acciaio a preparare l'aromatica bevanda, nessuno rifiuta l'invito. Del resto, è la maniera migliore per concludere degnamente la visita alla mostra.